buon pomeriggio, siamo qui a Campora San Giovanni per festeggiare la Cipolla Rossa, con una sagra paesana che ormai è ben consolidata. La Cipolla Rossa è una delle qualità e dei frutti, diciamo, dei prodotti di terra della Calabria che sicuramente detta legge fa da regina nella cucina italiana. La Cipolla Rossa parte da questa terra straordinaria che comprende Campora fino a Nicotera ed è il territorio IGP della Cipolla Rossa di Tropea. Quindi siamo qui stasera a fare una sagra che per ricordare qualcosa che appartiene alla dieta mediterranea, alla storia della dieta mediterranea, alla tradizione della dieta mediterranea. E le sagre fanno parte di quello stile di vita della dieta mediterranea, dove si esalta, si festeggia, ci si incontra, si fa convivialità, si fa convegnistica, si approfondiscono i temi come faremo qui stasera con illustri relatori. E quindi qui a Campora, che siamo ad Amantea in provincia di Cosenza, stasera c'è questa grande festa e noi come Dieta Mediterranea, Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea di Nicotera, siamo qui presenti per parlare di Cipolla Rossa di Tropea, questa straordinaria prodotto della terra che è per il 90% fatto di acqua e il 10% è fatto di prodotti organolettici di qualità speciali e particolari che la rendono, come dire, il frutto della democrazia, proprio perché è a quella minoranza, a quel 10% che si dà grande importanza. E noi stasera esalteremo questo 10% di qualità organolettiche proprio per far comprendere che in questa terra speciale ci sta qualcosa che va esaltato, va meglio conosciuto, non solo in cucina, non solo nell'enogastronomia, ma va conosciuto proprio come filiera, come storia e cultura che si porta appresso la Cipolla Rossa di Tropea, dove veniva raccolta in questo territorio, caricata nei treni a Ricadi e, come dire, partiva però dal punto di vista delle bollette, ecco, dal punto di vista burocratico, da Tropea, e da qua prende il nome di Cipolla Rossa di Tropea. E pian piano, ecco, questa Cipolla Rossa ha conquistato una nicchia di mercati che la rendono estremamente apprezzata dai più grandi chef nel mondo, tanto da ricercarla per i loro piatti prelibati. Ma la Cipolla Rossa di Tropea, stasera parleremo delle qualità organolettiche con gli eminenti nutrizionisti ed è così capiremo ed esalteremo ancora di più il valore della cipolla. Quindi viva la cipolla, viva Tropea, viva Campora, viva l'IGP e viva l'Accademia della Dieta Mediterranea di Nicotera.